Buongiorno, oggi siamo qui in compagnia di Matilde, una rappresentante d'istituto del liceo statale Galileo Galilei di Piedimonte Matesa, e qui c'è Giuseppe, che è un alunno. Che cosa è successo in questo periodo? Allora, in realtà non è proprio in questo periodo, perché già da tempo che siamo senza aule al liceo, e quindi abbiamo deciso in questi ultimi giorni, in quanto circa un mese fa sono arrivate le iscrizioni per l'anno prossimo e superano la quota di docenti, le 200 unità, di manifestare alla provincia e al comune per reclamare questa situazione, in quanto non ci hanno mai ascoltato, non hanno mai fatto niente per risolvere la situazione. La Balducci aveva anche proposto delle aule del professionale, ma la preside non ha voluto accettare. Giusto, ma sembra che non siano proprio state approvate dalla provincia queste aule al professionale. Il 12 febbraio invece c'è stata una protesta da parte vostra, l'11. E invece oggi quella della manifestazione da parte invece dell'istituto tecnico. Qual è la soluzione di cui stanno parlando che si potrebbe applicare? Credo che il problema per il quale tutti quanti si stanno preoccupando è la proposta di dimensionamento, che è un'idea che in realtà è stata della provincia, che però diciamo non si sa questo dimensionamento cosa potrebbe comportare, magari qualche scuola può essere soppressa, spostata, e quindi diciamo è una cosa che tutti noi studenti, non solo quelli del liceo, ma tutti quanti vogliamo evitare, perché non è che magari la ragioneria per fare spazio a noi se ne deve andare. C'è una legge del nostro professore, non ricordo il nome, poi vado a controllare, che dice che tutti i plessi vicini dovrebbero avere una sola preside, un solo... Dovrebbe essere così, però io so che addirittura vuole aggiungere pure degli indirizzi sportivi, tipo una cosa del genere. È semplicemente lo scientifico che c'è ora, però con curvatura sportiva, solo che è come se, cioè non è un'aggiunta, se non sbaglio, di classi, perché è come se fosse la sezione BS dello scientifico, però diventa B con curvatura sportiva. Il problema non è quello, gli alunni comunque sono tanti, se non fa un altro indirizzo comunque ci sono tanti alunni a scuola, verranno tanti alunni comunque. Va bene, un messaggio che volete mandare ai vostri compagni di classe, di speranza, insomma, e quindi diamo. No, noi speriamo di trovare una soluzione che però non vada a discapito di nessun altro istituto. Noi non vogliamo che altri debbano spostarsi per fare spazio a noi, ma quindi possiamo avere le aule tutti quanti, perché anche, se non sbaglio, anche l'industriale ha bisogno di aule, mi è stato detto, quindi in realtà è una cosa che tocca tutti quanti, non siamo l'uno contro l'altro. Va bene, io ringrazio Giuseppe Marini e buona giornata.